È il momento di parlare del primo film di Super Mario. Un film orrendo. Orrendo. Rivoltante. Pure. Disgustevole. Ehi, sarà un po' datato, ma disgustevole. Un po' datato? Un po'? Ma tu vuoi scherzare? Era il primo film basato su un videogioco, per quello che era mi pare sia uscito bene. Ma seppure gli attori stessi hanno detto che è stato un incubo. Sì. Attori? Di che stai parlando? Bob Hoskins, Dennis Hopper, gli attori del film Super Mario Bros. Oh, ma tu parli del film live action! E certo, che credevi? Che parlasse di quello del 2023? No, credevo parlassi del primo film animato di Mario, uscito nel 1986. Aspetta, mi stai dicendo che esiste un secondo film animato su Super Mario Bros? Sì! Com'è che non ne ho sentito parlare? Forse lo capirai dal titolo. Super Mario Bros. Pichime Kuyushutsu Dai Sakusen. Ah, esclusivo del Giappone, precisamente. E si traduce in... Super Mario Bros. La grande missione per salvare la principessa Peach. Ebbene sì, Hollywood non fu il primo a rilasciare un film su Super Mario Bros. Grover Studios creò e pubblicò così, nel 20 luglio del 1986, il primo adattamento cinematografico di un videogioco, assieme a Running Boy Star Soldier no Himitsu, basato su Star Soldier e rilasciato lo stesso giorno. È molto strano che questo film non abbia lasciato il Giappone, è un solido adattamento, ma... è alquanto datato in alcuni punti oggigiorno, Luigi primo di tutti. Ma è anche vero che ha anticipato numerosissimi elementi che sarebbero poi stati introdotti nei giochi futuri, il primo dei quali è l'amore che Bowser ha per Peach. Sì, questa è la prima volta in assoluto che vediamo Re Koopa forzare Peach in un matrimonio, un evento che oggi diamo per scontato, ma è solo da Paper Mario che è diventato ufficiale, nel 2000, dopo che questi personaggi erano maturati di icone, ma qua parliamo del 1986, a malapena un anno dopo il primo Super Mario Bros. E il film fu rilasciato dopo più di un mese dal secondo titolo, The Lost Levels. L'unica relazione che avevano all'epoca erano quella di nemici. L'unico motivo per cui la rapiva era perché la principessa possiede una magia in grado di contrastare la magia nera dei Koopa. Un dettaglio che anche Nintendo tende un po' a dimenticare. Quali altri elementi sono stati azzeccati e quali sono stati datati? Vediamo un po' in questa perla storica. Il film si apre con Mario che gioca fino a tarda sera ai videogiochi. Bello vedere che tu e il tuo eroe non siete poi così diversi, eh? Ma d'improvviso la sua partita è interrotta e sullo schermo compaiono una fanciulla inseguita da strane creature. Prima che questi fuoriescano dallo schermo, manco fossero Sadako. Dopo che i pallottoli Bill annientano accidentalmente i loro alleati... Sì, già potete palparlo, ma il film ha molti tratti dell'umorismo giapponese nel presentare cose inusuali senza fregarsene del perché. Ma fidatevi, questa è niente. Rimane solo la fanciulla, che si presenta come la principessa Peach. E per Mario è amore a prima vista. Ma ecco apparire Bowser, e nonostante Mario si faccia coraggio per la damigella... Pausa. Ora, adattare la trama di un videogioco è facile. Quello che è meno facile è cercare di adattare le meccaniche di gameplay. Ora, sì, nel caso di Mario sarebbe facile spiegare come un potenziamento perde il suo effetto dopo aver subito una brutta batosta, ma... come adatteresti, per esempio, quando Mario perde una vita attraverso il pavimento con le braccia in aria? Mario! Io adoro quando un personaggio potente fa il minimo sforzo per mandare in Uzbekistan i suoi avversari. Non smetterà mai di essere divertente. Bowser rapisce Peach e sparisce da dove è venuto. E solo ora Luigi riprende Mario per il rumore. Dov'eri quando bombardavano il salotto?
Ovviamente Luigi non crede a ciò che è successo e l'unica cosa rimasta da questa esperienza è il medaglione di Peach. Il giorno dopo scopriamo che in questo film i due famosi idraulici sono commessi in una drogheria. Ok? Mario è troppo in pensiero per ciò che è accaduto la scorsa notte e Luigi, in un ruolo che gli si addice alla perfezione, viene colto dall'avidità nel vedere il medaglione che ha Mario. Sì, in questo film Luigi non è l'adorabile fratellino fifone, è Wario. Veste pure di giallo. Sì, questo è il primo e forse il più evidente dettaglio più mal invecchiato del film. Dal carattere al vestiario. Forse Wario prende un po' da questa versione di Luigi. Parlando del vestiario, Luigi lo indosserà nei giochi, ma solo come costume alternativo in Smash 4 e Ultimate. Ma è una cosa perdonabile, Luigi era un personaggio abbastanza nuovo ed entrambe le sue apparizioni non gli hanno fornito un fisso costume. Mario, in contrasto, ha mantenuto un semicostante vestiario rosso e blu. Luigi rivela che il gioiello è il leggendario gioiello dei Toad, proveniente da una landa considerata mitologica, il regno dei funghi, noto per essere strapieno di tesori, ma nessuno sa dove cominciare a cercarlo. Qualcuno ha chiesto per un Deus Ex Machina? Disse questo cane torcibruco di nome Kibidango. Questi ruba la pietra e si fa inseguire da Mario e Luigi, attrezzatosi con pala e piccone, fino a un tubo che li porta al regno dei funghi, davanti al fungo eremita, che mette i due al corrente della situazione. Bowser ha conquistato il regno dei funghi, trasformato gli abitanti in mattoni, cespugli e molto altro, e vuole forzare Peach a sposarlo la notte del venerdì 13. Tra parentesi seguono lampi e tuoni. Ma c'è una speranza. La leggenda vuole che due fratelli baffuti arriveranno e insieme salveranno il regno dei funghi dalle grinfie del Recupa. Per questo Peach è sbucata dalla TV di Mario, per chiedere il suo aiuto. Dopo essersi infuriato all'idea di Peach che si sposa con un rettile, Mario diventa un desperado messicano. Ve l'ho detto, gente, cose inusuali senza un perché. L'eremita gli spiega che se vogliono avere una chance nel battere Bowser, necessitano di tre oggetti magici: il superfungo, il fior di fuoco e la superstella. Ma ovviamente Bowser ha già pensato a sbarazzarsene e trovare i pochi esemplari di potenziamenti rimasti non sarà facile, ma è l'unico modo per vincere. Mario parte e Luigi pone domande importanti. Saremo pagati? Sei in un mondo in cui le monete fluttuano in aria, soddisfa la tua avidità. Sì! Con loro va anche Kibidango, il fungo eremita si trasforma in funghi marci. Cose inusuali senza un perché! Superate pianuri, monti, deserti, casinò, il trio fa una sosta. E un affamato Luigi viene guidato da due bravi Goomba che li stavano pedinando verso un campo di funghi. Funghi che rendono Luigi isterico, furioso, triste, divertito. I'm Captain Lou Albano, talking about drugs, kids. Le risate attirano però un paratrupa che porta Mario sul suo nido, pronto a nutrirlo ai suoi piccoli. Ma Mario dà loro i funghi raccolti e si ritrova salva la pellaccia. Perché i paratrupa sono come degli uccelli? Non lo so, però onestamente è una simpatica interpretazione. Il giorno dopo, Luigi e Kibidango sono scelti come pasto per i pulcini. Ma Mario li salva, assaggiando Luigi e dimostrando che non sono commestibili, salvando pure loro. Tutto bene, Luigi? Mi hai morso il naso e mi hai dato del disgustoso! No che non va bene! Miracolosamente, sopra il nido, Mario trova il superfungo, assieme a una cascata di monete che Luigi subito raccoglie. Ma poi la roccia frana e il trio cade a terra, dove le monete e il cristallo con il fungo diventano Toad. È una mia impressione... No, hanno un aspetto femminile. Tanto più che Toad, sì, il Toad. Qui è la damigiana di corte di Peach. Oh.
ottenuto da Todd et il superfungo, il trio riprende il viaggio, dove Mario mette a buon uso il superfungo. Super? Mega semmai! Già! Sto film ha qualcosa di strano nelle proporzioni dei nemici. La mia teoria è che si basano primariamente sugli sprite di Piccolo Mario. Un Koopa in effetti risulta grosso a Piccolo Mario, i Goomba sono della stessa altezza. Ma ammetto di sì. Sì, in questo fotogramma hanno un po' esagerato. Arriviamo ad un bivio e... Ehi, è ancora presto per voi per usare le scarpe giganti. Delusi di aver fallito con il paratrupa, i Goomba indirizzano il gruppo verso un campo fiorito, posto azzeccato per il fiore di fuoco. E le piante piragna! Fortuna che non esco mai senza il pepe! Sfuggite alle piante, però, ecco giungere il giardiniere. Ehi, è ancora presto per te per diventare un botanico. Furioso per il suo giardino distrutto, Lakitu lancia loro uova di cupistrice. Ho detto, lancia loro uova di cupistrice! Perché non si stanno schiudendo in cupistrici? Ah, aspetta, prima li annaffio, poi li fulmino! Ehi, è ancora presto per te per avere i tamburi di Raijin! E poi un bel sole, ed eccoli schiusi! Magari i cupistrici si schiudessero così lentamente anche nei giochi. Mario si salva grazie a un viticcio. E Luigi e Kibidango? Mario disarciona Lakitu dalla sua nube e gliela ruba. Ehi, è ancora presto per quello! E inverte il processo di schiusa usando più condizioni meteorologiche. E finalmente iperna i cupistrici. La nuvola ritorna ad essere un Todd che porta con sé il fiore di fuoco. Manca solo la stella. Il trio prosegue per il viaggio e incappa in delle nelle contro cui Mario sfrutta ingenuamente il fuoco. Ignaro che le nelle sono immu... No. Posso accettare un bestiario e un carattere completamente diverso in un protagonista, ma questo è troppo. Che caspita, gente, è il motivo per cui le nelle esistono. Non puoi fare una simile cosa. Sarebbe come mettere prodotti pubblicitari nel bel mezzo di un cartone. Perché fare questo strano paragone? Oh. Sarebbe ironico se facessi partire adesso uno sponsor. Dite, avete mai sentito parlare di Ray Shadow Legends? No, scherzo. Seguendo delle monete, il gruppo entra in una grotta, dove sono poi rinchiusi da un macigno. Ehi, bravi Goomba, liberateci! Ancora non l'avete capito, siamo dalla parte di Bowser, è tutto il film che tentiamo di fermarvi, e finalmente ci siamo riusciti! Cosa? Non so cosa mi blocchi da fare, fratelli di voi due! Forse il vostro secondino? Quale secondino? Oh, mamma mia! Sembra la fine per i nostri eroi, come andrà a finire? Mario uscirà dalla grotta? Luigi si ricorderà che il suo tratto principale è la FIFA e non l'avidità? Bowser sposerà Peach? Lo scopriremo nel prossimo video! Sì, spiacente gente, essendo un film poco conosciuto, credo fosse necessario farne un riassunto, piuttosto che la semplice recensione con una generica sinossi della trama. Quindi per semplicità dividerò questo film in due parti. Vi garantisco che non farò la stessa cosa per i prossimi due film. Primariamente perché quei due film sono stati anche tradotti in italiano. Questo no, quindi mi pare logico che vorrete saperne di più senza dovervi scervellare a cercare qualcuno con i sottotitoli, per esempio. Ok, ci vediamo la prossima settimana!